Ah, sì? No, mi ero addormentato mentre facevo il solitario. Va bene, buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati su Satisfactory. Allora, abbiamo un paio di mod da sbloccare. Nel frattempo io mi sono strippato di brutto a mettere la tazza qua così sul banco, sul lab da lavoro, per gli sbloccaggi delle robe. Vabbè, comunque abbiamo, bando alle ciance, come si dice, abbiamo da sbloccare, vabbè, a parte le luci, che poi lo faremo, ho installato il conteggiatore, il contatore per le risorse sui nastri. Quindi lo sblocchiamo subito e vediamo un po' come funziona. E poi ho installato, cioè, le Quick Foundation. Praticamente permette di buttare giù le basi, il cemento qua, a 20 alla volta, se non sbaglio, non lo so. Adesso aspettiamo un attimino che la strana divina ritorna, sblocchiamo anche quello e le vediamo tutte e due. Ok, sta tornando, perfetto, sono passati pochi secondi. Oh, andiamo a sbloccare anche questo, abbiamo già tutto. Fortunatamente non serviva tanta roba. Perfetto. Ok, allora andiamo a vedere come fare questa cosa. Allora, intanto ci guardiamo energia, non credo, logistica. Eccolo qua, il conteggiatore. E poi abbiamo forse fondazioni, eccolo qua, Quick Foundation. Cazzarola, servono bla bla. Servono niente po' di meno che i limitatori di IA per fare sta menata e anche il trave di cemento armato. Vabbè, quindi questo magari lo vedremo poi. Per ora mi interessa questo. Servono semplicemente le cose, le piastre rinforzate. Vediamo come si può mettere. Tipo ad esempio qui. Ok, come me lo indica? Non si può girare. Ruota. Tieni prima, attacca la linea. Bla bla. No, non si può girare. Ah, mi indica quanti ne passano man mano che stanno passando. Non mi dice ad esempio 13 adesso. Vabbè, è al contrario però. 13 perché? Perché l'ultima volta ne sono passati 13. 16. Cioè, com'è che funziona sta cosa? 19. Proviamo a farne un altro. Lo mettiamo qui. 1, 2, 3. Ah, praticamente mi fa un conteggio di quanti ne sono passati e non quanti ne passano tipo al secondo. Allora andiamo a vedere, questi qua li togliamo. Questo qua lasciamolo lì. Andiamo a vedere su un nastro che lavora di continuo, a vedere cosa succede. Tipo, ad esempio, questo qua delle viti. Allora, riproviamo a buttarlo giù. Ce le sta contando. Cioè, però cosa serve contare quanti ne stanno passando? Io pensavo che ci dava l'ammontare di quanti ne passano a seconda, quindi al consumo. Aspettiamo un attimo, vediamo quando arriva a 120. Adesso siamo a 56, 58, 60. Continua, vediamo fra un po'. Ah no, è giusto. Allora, si è fermato a 120 perché effettivamente il nastro è l'MK2, che è quello da 120 al minuto. Ed effettivamente il nastro è pieno, nel senso che sta portando il massimo delle risorse che può portare. Ed è arrivato effettivamente a 120 e si ferma a 120. Se noi andiamo a rimetterlo, che ne so, proviamo ad andare a rimetterlo da un'altra parte, ad esempio qui. Qui le viti, se
stanno andando un attimino un po' più a rilento. Tec, tec, tec. Dovrebbe fermarsi in teoria a 120, perché quel nastro là, da là in poi, massimo porta a 120. Vediamo. Infatti anche questo si è fermato a 120. Va bene, dai, abbiamo bene o male capito come funziona sta roba. Quando faremo l'upgrade di questi nastri qua, e quindi ne porteremo molti di più, sicuramente questo aumenterà. Possiamo già fare magari la prova, vediamo. Allora, modifichiamo con un nastro un po' più veloce. Sempre 120 rimarranno qua, però noi andiamo a mettere i nastri che alimentano le macchine qui. Bisogna vedere se poi la macchina consuma abbastanza, eh. Diamo un'occhiata. Cazzeggiamo un po' stamattina con Satisfactory. E adesso ne arrivano molte di più. Infatti questa macchina qua era sprovvista, fra l'altro. Cos'è che facciamo qui? I rotori. Teoria, vediamo un po' se è aumentato. Dovrebbe arrivare a 270 in teoria. Dove cazzo l'avevo messo? Eccola lì. E infatti è aumentato, 203, 205. E anche quello là sicuramente starà aumentando. Beh, dai, è più o meno utile sto affare cinese. Vediamo se arriva a 270. Vedete? Si è fermato. 248, 246, 247, sballonza fra 2,45 e 2,50. Perché effettivamente se andiamo a guardare il nastro, ogni tanto si blocca, vedete che si blocca. Vuol dire che le risorse che stiamo richiedendo più avanti non sono così tante da riempire la produzione. Va bene, dai, abbiamo capito. Io direi di andare avanti con la partita. In questa vedremo di proseguire adesso offline, io costruisco il tutto, vi mostrerò poi successivamente, magari se riesco mi sblocco anche qualche limitatore di IA, così vediamo anche l'altra mod, anzi facciamo così, vedo se riesco a farlo subito. Niente, purtroppo il limitatore di IA qua non c'è, io ero convinto di trovarlo qua, invece c'è lo statore, il rotore, il motore, comunicazioni è ancora bloccato, prodotti petroliferi anche. Niente, dobbiamo lasciar perdere questa cosa per ora. Dai, andiamo avanti, va là. Allora, sblocco le luci così almeno anche questa l'abbiamo fatta, la mettiamo nel titolo. Allora, servono le piastre, via di luci. Perfetto, e il prossimo che scegliamo, così almeno abbiamo finito il tier 1, ce l'ha cancellato. Qui manca solo, vediamo un po' che cosa ci ha dato con queste lights, la lampada per la strada, street lamp, power pole with lights, boh, vabbè, e lamp pole, va bene. E il livello 2 invece ci darà il distributore, che questo l'avevo già visto in un'altra partita, poi lo vedremo. E il construction light, praticamente un va a carburante. E le lampade per i muri e per i soffitti. Va bene, dai, andremo a vedere poi di sbloccare anche quello. Torniamo alla nostra lavorazione del petrolio, che è meglio. Bene, dovremmo avere abbastanza materiale anche per sbloccare questo obiettivo. Allora ragazzi, ho aspettato tipo un minuto e mezzo giusto per avere un attimino. Adesso vi faccio vedere anche sulla schermata della gestione delle mod. Come potete vedere ci indica nell'ultimo minuto quanti ne sono passati, in questo caso dai 18 ai 20. Infatti di piastre ne arrivano veramente poche, vedi 20, 19. È molto utile questo affare qua. Noi possiamo andare a vedere sul Satisfactory Mod Launcher, che è questo, dai. Ok, questo qua è il programma per la gestione delle mod. Qua adesso ci sono solo quelle installate. Io ho installato il Satellite Camera Link, che è quello che abbiamo visto l'altra volta. Quick Foundation, che è quello che dovremmo provare. A Farming Mod, che abbiamo già visto nelle puntate precedenti. E varie altre cose. Il conteggio è questo, effettivamente dice
che mostra quante risorse passano per ogni minuto e conta praticamente lungo l'ultimo minuto. Quindi funziona proprio così. Non è male, non è male, non è male. È utile, peccato che si vede poco, però e non si può girare. In ogni caso, dai. Allora, visto che il conteggiatore ci dice che ne arrivano poche, vediamo di risolvere il problema del ferro, dell'acciaio, perché sennò qua non ce la caviamo più. Effettivamente di lingotti in acciaio ne arrivano pochi, come ci dice anche il contatore 120. Quindi deve esserci per forza un tratto di nastro che dove c'è ancora l'MK2. Andiamo a cercarlo, a trovarlo e sostituirlo. Guardalo qua, dov'era? Era proprio nell'angolino bastardo, proprio qua, ecco. Era qua il collo di bottiglia. Adesso dovrebbero arrivare abbastanza risorse per riuscire a fare abbastanza piastre in acciaio. Oh, ecco, vedi? 2,70. Perfetto, ottimo, dai. Possiamo, questo problema risolto. Adesso vediamo se qui ne arrivano a sufficienza per alimentarle tutte, 23, 24, 21, 20, 24, ma penso di sì, penso che sono tre macchine, credo che ce la faremo più o meno circa meno quasi, 25, 26, 27, 24, vediamo se va 25, 25, sì dai, dovrebbe riempirsi piano piano. Infatti si stanno riempendo. Dato che abbiamo praticamente una richiesta di 60 al minuto per quanto riguarda i lingotti d'acciaio e sono 3 macchine, 6, 12, 18 e abbiamo due macchine per fare i tubi in acciaio che ci consumano 30, quindi 60. Abbiamo un consumo di 2,40 su 2,70, quindi possiamo tranquillamente aggiungere. Allora, così vi faccio vedere anche questo sistema come funziona bene. Possiamo aggiungere tranquillamente una macchina e farla andare anche a metà. Mettiamo giù un costruttore, semplicemente lo si collega, lo colleghiamo lì, mettiamo il palo, anzi il palo c'è già, e facciamo così, mettiamo giù un separatore qui, sempre lo stesso sistema, tac, poi lo colleghiamo, nastro MK3 che va praticamente, questo lo smontiamo, mettiamo il MK3 qua. L'MK2 qua perché tanto non serve più grosso, questo lo togliamo perché si interseca con il nastro e ricolleghiamo il tutto, vediamo se ci sta qui, no, qui, ricollega, ricollega, andiamo a scegliere trave d'acciaio e li portiamo, praticamente abbassiamo la potenza finché non arriviamo a 30 qua, così almeno la facciamo andare anche la metà, però almeno c'è sempre. C'è sempre risorse per tutti. 27,6, possiamo alzarla un pelino un attimino. 27,6, dai, 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 dai. 28, va bene. Così abbiamo un esubero di due lingotti per fare in modo che le macchine si riempano. E abbiamo aggiunto facilmente un'altra macchina sulla linea senza star qui a rifare tutto quanto. Dovremmo avere una produzione di circa 52, perfetto. Ok, da 20 a 52, non male, non male. Adesso andiamo a vedere quante ne servono più avanti e vediamo se dobbiamo integrare o lasciare così. Allora, l'assemblatore che fa le strutture polivalenti per l'ascensore spaziale ne servono 30. E alle macchine che fanno la trave di cemento armato ne servono 24. Quindi vuol dire che in totale ne serviranno praticamente 78 e noi ne facciamo 52, quindi conviene davvero spegnere una macchina per ora di queste qua, perché tanto bene o male non è che ci serve subito tantissimo cemento armato, quindi una la spegniamo e aspettiamo che produca. Non è male la cosa, perché adesso sappiamo che praticamente una macchina ci consuma 24 e il contatore ci dice quanti ne porta, quanti ne stanno passando, che sono 24-25, quindi qua siamo a posto per alimentare una macchina full praticamente. E ho messo un contatore anche da questa parte, vediamo dove cavolo l'avevo messo di qua. Forse sarebbe meglio metterlo, invece che metterlo lì, metterlo magari qua.
Ok. In ogni caso, comunque, il contatore ci dice che ne fa 25, ne passano 25. Noi ne facciamo effettivamente 52, ce le divide per 2 e diventano 25, 26 per ogni linea. Quindi dobbiamo per forza integrare, o abbassiamo per averne un po' nel magazzino, o abbassiamo una macchina dei tubi, perché tanto ho visto che il nastro qua è strapieno. Adesso andiamo a calcolare quanti tubi servono e poi andiamo a rimodificare le macchine là in fondo appositamente, in modo da dare un po' più priorità alle trave d'acciaio. Effettivamente i tubi in acciaio li stiamo usando solo per la produzione degli statori e ne servono 15 al minuto per due macchine. Per due macchine, quindi sono 30 al minuto. Quindi andiamo a vedere quanti ne produciamo là in fondo. Ok, ne stiamo facendo 20 al minuto per due macchine, quindi 40. Abbiamo praticamente un esubero di 10. Li lasciamo andare tranquillamente, tanto poi una volta che la macchina è piena, bene o male si ferma, il nastro è tutto pieno e tutti i lingotti che qua non servono vengono riversati dentro lì. Quindi, volendo guardare, visto che ne usiamo pochi, questa macchina qua, dato che sono già colme di lingotti, possiamo tranquillamente farla andare al massimo delle sue potenzialità. Tanto comunque abbiamo un esubero di lingotti per il fatto che comunque non usiamo i tubi d'acciaio. Poi dopo andremo a riguardare un attimino tutta la produzione per quanto riguarda di sta roba qua. Infatti la produzione è salita di qualche unità, da 52 circa a 60, quindi vuol dire che abbiamo comunque 5-6 lingotti in più, cioè 5-6 travi in acciaio in più che verranno immagazzinate piano piano, che ci serviranno, perché a breve ce ne serviranno veramente tante per cambiare tutti i nastri. Anche perché ho notato che sia il cemento e sia il filo arriva veramente lentamente, quindi dovremmo modificare anche quello. Ok, dovevo vedere di dare una svegliata praticamente ai macchinari che producono il filo. Il filo ne arriva in buone quantità. Il problema è qui. Il problema è semplicemente nell'intersezione qua così. Guarda, vedete che c'è, o se riesco a fermarmi, c'è praticamente un nastro livello 1 qua. È per quello che andavano lenti lenti. Ecco, forse una cosa, fate molta attenzione quando mettete i, come si chiamano, i separatori vicino agli impalatori, con gli impilatori e ai nastri, perché spesso capita che ci si ritrova con un pezzettino breve di nastro, non ci si accorge e la produzione rallenta. Quindi vabbè, poi dopo basta che si va a vedere sulle macchine come vanno e come producono e ci si accorge che c'è qualcosa che non va. Basta seguire bene o male la linea e si trova il problema. Allora, all'inizio delle partite, forse nella prima o nella seconda puntata, dicevo di lasciare un po' di spazio fra le macchine, i bus, robe varie, per questo motivo. Adesso ho costruito, sbloccando le passerelle, Madonna che lag. Ho costruito la passerella che ci permetterà adesso di proseguire fino in fondo e ricontrollare tutte le macchine. Allora, vediamo che il rame arriva tranquillamente, quindi lingotti di rame ci siamo, quindi non dobbiamo mettere mano alle fonderie. Per quanto riguarda il ferro, qui non ci sono problemi, la linea è bella satura che ci fa le piastre. Le piastre in ferro si fermano sull'MK3, quindi vuol dire che ce n'è a sufficienza. Anche qua un po' si fermano, quindi i fili ci sono a sufficienza. Per quanto riguarda i tondini siamo a posto. Anche qua la produzione dei tondini siamo a posto. Il cavo, manca un po' di cavo, quindi andremo poi a vedere in fondo quanto ne stiamo consumando e come sono messi i magazzini. Per quanto riguarda invece le piastre in rame siamo a posto. Qui la produzione delle viti va e i tondini ci sono. Ne stiamo facendo un po' poche di viti, però noi avevamo aggiunto nelle puntate precedenti altre due, tre linee che non stanno andando, a parte la seconda. La terza e la quarta non stanno andando molto probabilmente perché non sono neanche collegate a niente, quindi andremo poi a vedere nella prossima. Qui le viti ci sono, che arrivano, che fanno le piastre di ferro rinforzate.
e ne abbiamo in quantità. Il magazzino è pieno perché il nastro è fermo. Poi vediamo qua, i tondini arrivano a rilento, però sembra che le macchine stiano andando. Al massimo si può sistemare qua un attimino per quanto riguarda le viti. No, tondini ce ne sono anche se c'è l'MK1. Le viti, mancano le viti, quindi andremo a integrare qua poi. Poi vediamo un po', vabbè, quindi i rotori ne arrivano pochini e arrivano anche abbastanza a rilento, andremo a sistemare anche questo. Tondini qua ce ne sono, piastre ce ne sono ovviamente, telai modulari ce n'è in abbondanza. Andiamo avanti. Ecco, qua servono gli statori, di statori ne facciamo un po' pochini. Dov'è che stavamo facendo gli statori? Gli statori sono qua. Sì, allora, questi statori qua servono per fare, per alimentare le macchine di motori che ci sono là. Quindi vediamo cosa gli manca agli statori. Mancano i fili, quindi dovremmo integrare viti, fili. Effettivamente ne arrivano un po' pochini. Viti e fili. Poi, quindi di conseguenza anche per fare i motori un po' più velocemente. Qua invece stavamo producendo il cemento armato. Il cemento armato, ok. Bisogna rinforzare, sono caduto giù come un pirla. Dobbiamo rinforzare l'arrivo del cemento. Ok, quindi allora, per questa partita ci fermiamo qua per ora. Un po' di aggiustaggi li abbiamo fatti. Ricordiamoci per la prossima che bisogna sistemare il calcestruzzo, l'apporto di viti e di fili per gli statori. Bene, ragazzi, dai, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti e buona giornata.